Benvenuti ad una nuova puntata di N3 TV News sui videogames, a cura di Federico Fasce di curai.eu. Io sono Carola e questo è il sommario di oggi, 6 novembre 2007. Manhunt 2, problemi. Elder Scrolls Online, nude le eroine videoludiche. Call of Duty Arcade Mode, Final Fantasy 1 e 2 su PSP. Sigla. Manhunt 2, problemi. Non si fermano le critiche e i problemi per lo sfortunato Manhunt 2. Il titolo Rockstar è stato recentemente additato da un'associazione che si occupa di malattie mentali. Manhunt 2 sarebbe colpevole di ridurre la malattia mentale a uno stereotipo. Non solo, la divisione viennese di Rockstar lamenta l'esclusione dai credits. La prossima volta un tranquillo platform, Rockstar. Elder Scrolls Online? A quanto pare, Bethesda Software sta pensando a una versione online della popolarissima serie Elder Scrolls. Il dominio elderscrollsonline.com è stato recentemente registrato. Non si sa se per evitare azioni di cyber squatting. In ogni caso, attendiamo fiduciosi. Nude le eroine videoludiche. Per il quarto anno consecutivo, la rivista patinata Playboy dedica un servizio alle eroine dei videogame. Il coniglietto celebra la cultura pop videoludica mostrando senza veli alcune delle più amate ragazze digitali. Tra le altre, Yoko Retomoto, da Kane & Lynch, e Keira di Age of Conan. Sono proprio passati i tempi del primo Tomb Raider. You grow careless, my king. You made enough noise to wake a drunken Nemedian. Now, what news from your spies? The hill tribes of Sumeria hold our northern border, sire, but they cannot last. Call of Duty Arcade Mod. Pronti per un po' di sano frag spensierato e adrenalinico? Come già Halo 3, anche Call of Duty 4 contiene una modalità arcade nella quale non conta la storia, non contano le munizioni. L'importante è solo sparare e farli fuori tutti. Final Fantasy 1 e 2 su PSP. Arriveranno anche in Europa i primi due episodi di Final Fantasy rimasterizzati per PSP. Ormai decisamente datati, i due titoli non mancheranno comunque di affascinare gli appassionati, con uno storyline di altissimo livello. Ma gli appassionati non li avranno già giocati e rigiocati? Per oggi è tutto, alla prossima, ciao!